Carissime donzelle di qualsiasi età, benvenuti al mio nuovo appuntamento 4 chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è sabato 29 settembre. Auguri a tutti i San Michele, mi sembra oggi che sia San Michele, vabbè. Non diciamo cose che oltre che offendiamo i santi. Allora, come è andata questa settimana? Bene, ho fatto la notte. Ho avuto talmente fare tutti i giorni che neanche un colpo di sonno mi è venuto al lavoro perché non sto un secondo fermo. E polmoniti vari nelle mie zone, là dove lavoro si sta aumentando. Speriamo che questa epidemia finisca. E cosa posso dire altro? Che ho dormito solo 2 ore perché ho dormito solo 2 ore, felicità. E sono andato a fare altri diversi giri, tipo due spese che adesso vi dico, e più ho fatto il pieno della macchina Hai perché così comprato un regalo? no, perché Oh. tanto te li prendi lo stesso da sola. E ho fatto il pieno della macchina così ho scaricato l'ultima, si dice, card, cioè praticamente nel contratto metalmeccanico l'anno scorso c'era dentro queste opzioni. Il nostro datore di lavoro ci ha dato delle card a 50 euro per far benzina o gasolio, quello che è per la macchina. L'anno scorso ci è venuto 150 euro, no, 100 euro l'anno scorso, sì, 100 euro, quest'anno 150, il prossimo anno 200 euro sono per migliorare la vita, dicono, per contratto, vabbè, insomma, sono card a 50 euro, quindi io le ho finite, siamo a posto, tanto non durano tanto, via vai con la macchina. E niente, sono andato a fare la solita spesa AMD, però ho fatto un'altra spesa importante, beh, importante ma quelle buone che servono per la casa, acqua e sapone. Adesso mi è arrivato a casa sto volantino, non so se si vede nella telecamera perché, sì, non si vede tanto. Comunque, questo volantino di acqua e sapone che c'era tante cose, 50% di sconto. Io proprio veramente 50% di sconto perché di solito i prodotti costano molto di più. Quindi, apro un'altra parentesi e domani andiamo a fare un giro a Pizzichettone, scusate il nome, non sono capace di pronunciarlo, in provincia di Cremona, perché domani c'è il mercatino Hobby di creative. hobby creative che è situato all'interno di tutte le mura, interno proprio dentro le mura del paesino che, come ho detto prima, in provincia di Cremona. Noi andiamo, credo che sia aperto dalle 10 alle 19, oltre per andare a vedere noi, perché vediamo se lo già deciderà per il prossimo anno, andiamo a vedere e se la location e che le cose sono carine, forse faremo anche un nostro banchetto, cioè un banchetto da Luisa, io no ovviamente, però gli darò una mano, quindi vediamo com'è la situazione e se ci piace Allora, prossimo. tu potresti fare una cosa per me. Io ho bisogno assolutamente di avere delle tele, quindi vai da Tiger e mi compri delle tele. Tele. Sì, quelle da 4. Scusate, non è che stanno uccidendo qualcuno, ma sono i bambini che urlano, perché sentivo dei urli qui, non credo che. No, qua sono scene di ordinaria follia Sì, come tele quelle da disegno, dici? Perché? me. Quelle da pittore? Perché ho deciso di addentrarmi e farci lavorare anche Però Luisa non smette mai di creare, inventare, è una creatrice che non si ferma mai, piace sperimentare nuove lì. Quindi tecniche. Anna sarà felice. Chi? Anna, Anna sarà perché gli felice. piace una cosa che ha visto. Beh, direi te più avanti perché adesso io non mi addentro in un territorio sconosciuto e Faccio spinoso. le stesse cose, solo che voglio provare a farlo anche su terra. Va bene, fai le stesse cose su tela. Così dopo comprerò muri di casa infiniti per Va attaccare bene, tutti i era un teloni. regalo da Anna, questo tentativo Eh? di fare le loro mura, glielo regalerò ad Anna che non voleva. Ah, vabbè. Ok, allora andiamo avanti perché allora, come vi ho già riassumo, andiamo in questo paese qui in provincia di Cremona.
a vedere, perché fare un giretto per vedere la location. Se ci piace, il prossimo anno faremo un banchetto. Ovviamente, credo che il genere non sarà prendi, cioè non fai i lavori al momento perché ci vogliono delle ore, ma fa vedere, esplorare sui lavori e mettere i bigliettini da visita, e chi gli piace si prende il biglietto da visita e glielo farà e lo spedirà a casa, perché ovviamente ogni creazione di Luisa è unica, perché non è, basta che cambia una virgola, un colore e diventa unico. Quindi ovviamente sapete che voi che sono unici lavori, ecco, basta. Non ne fa mai uno uguale all'altro. Bene, andiamo avanti perché sennò qua ci allunghiamo. Allora, ho preso sempre acqua e sapone, sto parlando perché è interessante, perché a voi, perché questa promozione va dal 29 al 14 ottobre, quindi fate ancora in tempo andare. Allora, ho preso questo qua, bagno, no, scusate, questo è balsamo, Frank Provost, Parigi. Questo qua di solito lo prendete a 5 euro rotti, mentre io l'ho trovato a 2,50. Ne ho presi due di questi, balsamo e due shampoo. Oddio, hai detto vero perché capelli prenderli? Ah. Non me l'hai detto. Ripara, rinforza. Va bene. Non ce n'erano tante sette, sono quei due fili lì. Esper riparazione, shampoo professionale senza siliconi, tocco naturale. Ok. No, cioè, capelli danneggiati, fragili e cose. Questi cos'è? Mi sa che è solo questo, perché sono tutti e due uguali. Balsamo e anche shampoo, quindi non credo che abbiano tante scelte. Comunque, per capelli fragili che si spezzano, infatti tu ormai stai perdendo i capelli, quindi va bene. Dopo questa scena mi vedete sangue schizzare, mi sta guardando male. E shampoo, andiamo avanti, sennò qua il video dura Se 2 ore. mi hai tagliato i capelli la colpa è tua, la mia è alopecia, la stress, Ok, almeno. va bene. Poi ho preso 10 flacconcini di Vida Doccia, e anche questi. Annusali. Ah, scusa, dimmi Luisa. Annusali. Vida Doccia, che di solito costano 1 euro, invece ho speso 0,50 centesimi. Vedete, questo qua è gusto muschio bianco. Ne ho presi 10, però. Muschio bianco. Ho preso due di questi. Poi ho preso questi qua, olio di argan, boh, anche questo olio argan, io non sono andato, non so, riesco a capire tanto. Questo cos'è? Acqua di cocco. No, aspetta, cocco e beh, insomma, è cocco. E è un fiore, cos'è? Comunque, sa da cocco, bellissimo. Altri due di questi, poi ho preso questo, già l'ho fatto vedere. Questo qua tutto coso, questo mi sa che è ginseng e guarana. Mamma. Buonissimo anche questo. Poi ho preso questo qua viola, cos'è? Carmela e Ambra. Aspetta, scusate perché ho gli occhi un po' stanchi, poi le luci sono quello che sono. Canella e Ambra. Sì, ecco qua anche questo. Poi cosa ho preso? Poi ho preso questo viola, l'ho fatto vedere? No, questo viola non l'ho fatto vedere. Questo è talco liquido. Il talco non mi piace. Andiamo avanti, poi basta. Questi ho preso gli altri su stessi gusti e se ne ho presi 10. Poi ho preso, scusate che leggo, casa, Ajax Casa multi superficie, ultra grassante, ed è in offerta, era a 0,90 centesimi. Questo lo vieni su 1,50, 2 euro, non so.
Buono, adesso è in offerta anche questo. Poi ho preso vicine, scusate, igiene totale, disinfettante. Ok, questo qua protezione calcare e questo viene 1,50 euro. Questo non è No, rinnovo. non è disincrostante. No, non è, ho sbagliato. No, No, disinfrazione. quello disincrostante ha l'etichetta È verde. vero, ho sbagliato. Protezione calcare però. Ma Ma non lo toglie. non lo toglie. Va bene, ho sbagliato. Mandate un uomo a fare la spesa e sbaglia, 1,50 euro. E non era in offerta ovviamente, comunque non costa tanto. Coccolino. Oh, mi è venuta una coccolite. Ammorbidente. 1,25 euro, 30 tappi. Questo è ammorbidente concentrato frutti rossi, fiori di ma che perché mettono sti nomi? Fiori di Tiore e frutti rossi, non so. Ragazzi, mettono dei nomi che è una cosa. Sembra presente quelle medicine di fragola. Infatti, dovevi leggere prima di comprare. Signora, può alzare anche il fondoschiena a fare lei la spesa se non è contenta? Grazie. Allora, coccolino 1,20 euro, non ci stiamo dicendo su, capo di dire che è tristezza, 1,25 euro, questo mi sembrava che si costasse meno, sì, non costa tanto. Poi ho preso, sono tre, ho preso un altro uguale, questo qua è aria di primavera, va bene, 30 tappini anche questo. Ok, andiamo avanti perché il video si sta allungando. Smac, ecco qua, anticalcare, va bene, No. 1,25 euro anche questo. Smac Express. Io voglio il drago. Luisa, stai parlando con un uomo stressato che ha dormito Ma 2 ore e è stanco. io Te, se non dormi perché hai paura dei demoni che corrono in giro, non so neanche io. Andiamo avanti. Ho preso questi qua deodoranti che uso io, Borotalco Original, viene 2 euro, non era in offerta, però poi vi spiego una cosa, 2 euro. E invece questo qua è provinciale, questi sono buoni, sono saponette 1,50 euro, di solito costano su 2 euro rotti 3. Buone anche queste, sono saponette, questa è l'olio di oliva. Vedete? Poi questo qua ne ho prese 5, mi pare, sì, 5. Questo è la rosa, poi c'è sempre l'olio d'oliva, poi c'è la cannella e arancia e basta, e dopo un altro la rosa. Andiamo avanti. Sentite il campanellino, l'ho aggiustato perché il vento ha fatto portare via la carta, quindi l'ho aggiustato. Non ho scritto quanto petta, ho saltato qualcosa perché c'era. Ah, il Dove, ecco qua, 1,25 euro, ne ho presi 4, Dove deodorante al limone, 1,25 euro, non costa tanto. Poi ho preso carta igienica, questi qua, mi sembra in offerta anche questa, 3,90, sono, scusate, 3,90, sono 12 rotoli, non so quanti veli sono, 4 veli, buona. Poi ho preso i tenderli, i rotoli per la cucina a casa, viene 3,45, sono 6, non ci si vede, tenderli, ok. Basta, con questo ho finito la spesa. Ah, c'erano dei, ora col Dove, no col Borotalco, mi hanno regalato questo deodorante qua perché avevano sentito che non mi profumo abbastanza, allora sono sporchettino. Poi col coccolino. Andata una matita a coccolino, ok. Poi mi ha dato un coso qua che mi sa che me è andato, eccolo qua sotto qua, mi ha dato, non so che cos'è, mi ha regalato anche questo. Poi c'era, ora mi ha dato tre regalate vinci che ovviamente non sono quelli delle lotterie, ma che si vincono due premi, non ho vinto niente. Poi mi ha dato un'etichetta per disegnare il nuovo coccolino, per fare tipo una nuova marketing, non so, un nuovo disegno, se Luisa avrà tempo voglia di farlo farà, se no pazienza, perché si vince un premio, un concorso a premio di questo. Ah, Dover, questo è Dover,
Ecco, è la marca Rove. Forse è uno straccio da cucina, non so cosa. Vediamo, mi sa di sì. No? Una borsettina. Ah, quei laci che si chiude, carina, dai, Dove, quello dei deodoranti di Luisa. Basta, quindi ricordatevi sto volantino, che è interessante, ci sono altre offerte, ma eravamo a posto. Dopo all'interno non è che tutti sono scontati, c'è certi che hanno prezzi un po' esagerati, quindi non ho preso, c'è il Neutro Roberts per la 0,50, anche quello era carino, ma non l'ho preso, basta. Andiamo avanti perché sono già oltre i tempi. Allora, MD ho preso 4 barattoli di fagioli Borlotti, perché tra poco inizierà il periodo delle passate di, come si chiamano? Lisa, non mi ricordo più. Pasta Pasta e e fagioli, scusate, pasta e fagioli con i bimbi, perché sono una cannonata, poi come le faccio io che carico sempre di cose. Buonissimo. Poi ho preso 2 pacchetti di patate al rosmarino, quelle congelate che metti in forno, 1,39 euro, vengono da Dio. Scusate, ho avanti la roba, ma d'altronde. Poi ho preso per domani, perché andiamo via, abbiamo un bel pollo diversamente magro, perché c'erano 2 tipi di polli, uno piccolo, uno grasso, grosso, quindi io ho fatto la battutina, ho detto vorrei un pollo diversamente magro. Vabbè. E costa 4,85 euro, quindi va bene, al mercato trovi anche a 5 euro, ok, non so perché ogni tanto andavo a prenderli a Brescia. Ho preso 3 bottiglie di ginger a 35 centesimi all'uno, poi là ho preso 4 confezioni di latte a 0,69 centesimi all'uno, e gassosa, una cassa gassosa a 0,35 centesimi all'uno. Preso 2 confezioni di sale grosso, 0,17 centesimi a 1 chilo. Poi ho preso 2 bottigliette di sugo alla salsiccia per Luisa, che gli piace quel primo, 1,39 euro. Il classico mio dolcetto che mi piace a 99 centesimi, un roll cacao. Ho preso 2 confezioni di panna da 200 o 125, non so cos'è. Devo far presto perché tra poco si sveglia la moltitudine di bambini, 200 ml, e vengo 0,59 centesimi, 10 uova della Cabianca, 1,49 euro, no, cos'è, 1,49 euro, che legge la propria scrittura, è un acino di natura, Cabianca, 10 uova. Tortellini, vediamo, li ho messi qua freschi, 1,19 al prosciutto crudo, ok. Poi ho preso poi una confezione di pancetta affumicata per fare qualcosa, 0,89 centesimi. Ho preso i vari gnocchi freschi, che vengono tutti 1 euro, no, sì, vengono tutti 1,59 euro. Questo è Speck Alto Adige. Quando ho visto la parola speck non ci ho più visto. Il babà, non ci sono i gnocchi al babà, mi dispiace. E dopo c'è il gorgo, una confezione di gorgo, gnocchi allo gorgo. E dopo il pomodoro, mozzarella, sansi, mi sono dimenticato di dire, su quelli ripieni questi qua, ovviamente, perché non si vedono. Poi ho preso i gnocchetti, che stasera ci mangiamo gnocchetti a 1,39 euro, questi sono semplici gnocchetti, poverini, gnocchetti. Ecco, e poi ho preso 2 confezioni di burro, eccolo qua, 1,89 euro. Ho preso in offerta i cavolfiori, che iniziamo i cavolfiori, 1,39 euro al chilo era in offerta, e in più era in offerta anche il cremosino a 2,19 euro invece che 2,99 euro, ok. È durato anche troppo, spero che il video vi sia piaciuto, perché ci sono delle belle offerte, quindi correte acqua sapone che conviene. Quindi il video finisce qui, io vi saluto, cosa posso dire? Iscrivetevi, commentate, mettete like, fate qualsiasi domanda e io, se posso, rispondo.
Quindi bellissime donzelle di qualsiasi età, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.